Ok, mi sentite? Sì, ni. No, al solito. Facciamo così. Allora, così dovreste sentirmi, più o meno. Oggi partiamo con, cioè partiamo, in realtà finiamo, ma parliamo di alcune strutture dati che vi serviranno poi per l'ultima parte del corso e per risolvere l'ultimo gruppo di esercizi che vedrete e che vi serviranno appunto per la simulazione di eventi, quindi per descrivere e analizzare dei problemi un po' più complessi di quelli che avete visto finora, dove avete un sistema che cambia nel tempo e quindi anche le vostre strutture dati devono essere, diciamo, un po' più utili o performanti per permettervi di funzionare bene, appunto, di lavorare con questo tipo di problemi. E in particolare parleremo degli alberi, delle queue e delle priority queues, e quindi delle code con priorità. Degli alberi, in realtà, penso che il professore ve l'ha già accennati a lezione, ma vedremo qualche dettaglio in più che poi ci servirà e sarà utile anche per descrivere le queue. Allora, vabbè, molto semplicemente, noi sappiamo che un albero è, come avete visto a lezione, un grafo orientato, aciclico e connesso. Beh, orientato, di solito non ci sono chiaramente delle frecce, o comunque gli archi non hanno delle chiare indicazioni di direzione, ma l'orientazione è sempre quella che va dalla root e quindi dalla radice alle foglie. E beh, molto banalmente qui la descrizione che do con questa figura è solo a dire che se generalmente un albero uno lo guarda dalle foglie, diciamo andando giù alle radici, noi appunto li guardiamo invece dalla radice verso le foglie. Appunto abbiamo detto che si tratta di un grafo aciclico e connesso. Connesso perché tutti quanti i nodi del grafo hanno un arco che li connette, ma è uno e uno solo, quindi non più di uno, e i grafi infatti non sono aciclici, cioè non sono ciclici, non ci sono cicli, quindi tutti i nodi sono connessi da un solo arco. Se ovviamente togliamo anche solo un arco tra i nodi, perdiamo la caratteristica di albero e passiamo a quello che si chiama foresta, normalmente noto come foresta. E appunto di nuovo non ci sono cicli. Ok, allora questo è semplicemente per una descrizione generale. E quali sono le caratteristiche fondamentali di degli alberi e perché li riguardiamo? Proprio perché ci permettono di diciamo, collezionare i dati con una struttura che generalmente è molto semplice e anche abbastanza intuitiva, che però ha delle proprietà, in particolare proprietà di efficienza, che ci permettono di trovare i dati all'interno dell'albero stesso, quindi dati salvati nei nodi, in maniera molto più efficiente rispetto a uno standard array o una lista normale. Di fatto rappresenta una struttura non lineare, quindi appunto sono diversi rispetto a una lista o un array, e hanno questa natura gerarchica, che appunto è qualcosa di più rispetto a una semplice sequenza. L'efficienza nell'aggiunta e nella rimozione dei dati, come vedremo appunto, sarà data dal fatto che i nodi sono interconnessi in un modo particolare e i dati organizzati proprio attraverso questa gerarchia. Esempi di alberi. Molto semplicemente avete visto guardando semplicemente la struttura delle classi di JavaFX, ufficialmente stiamo guardando un albero, giusto? Quindi sappiamo che abbiamo il nostro nodo centrale e poi abbiamo il pannello, i vari componenti del pannello stesso ed effettivamente è un tipico esempio di struttura d'albero. Ma ne possiamo fare molti altri. Questo è di nuovo un altro esempio molto semplice riguardo alla,
come lo Stato italiano è organizzato in base alla Costituzione, Parlamento, Governo, Magistratura, eccetera, eccetera, ogni elemento è, diciamo, ogni nodo ha dei figli e termina poi l'albero stesso con le foglie. Vedremo in dettaglio la terminologia. Ovviamente questo tipo di alberi, questo tipo di grafi, questo tipo di strutture sono, beh, li potete trovare ovunque, anche quando andate a guardare, per esempio, come è strutturata una grande azienda, c'è sempre diciamo, l'organizzazione gestionale che ha una struttura di questo genere. Quindi è sempre molto utile, diciamo, ragionare conoscere un po' di più di quali sono le caratteristiche di questi alberi. Quindi di nuovo abbiamo dei nodi, tutti i nodi sono connessi dagli archi e ogni nodo può contenere anche un semplice dato, quindi un semplice numero o una parola o qualcosa di più, quindi può contenere anche degli oggetti molto più complicati, però comunque la struttura generale rimane sempre la stessa. E l'unico modo per andare da un nodo all'altro è quello appunto di seguire un path lungo tutto gli edge, perché come sappiamo i nodi, siccome non ci sono cicli e ogni nodo è connesso da un solo arco, il path e quindi il percorso per raggiungere un determinato nodo sarà univoco. Quindi diciamo in questo esempio abbiamo nel caso appunto tutti quanti gli animali divisi tra rettili e mammiferi e per esempio se vogliamo arrivare a snake oppure a insomma questo diciamo turtle dobbiamo sicuramente partire da animale, quindi partiamo dalla root, passiamo tramite reptile e poi arriviamo per esempio a snake, quindi c'è un unico passaggio di cui abbiamo bisogno. Stessa cosa per quanto riguarda il caso in cui vogliamo arrivare qua giù a quest'ultima foglia dell'albero. Quindi appunto abbiamo le foglie, abbiamo i vari nodi interni, le connessioni e definiamo il path lungo gli archi. Beh, abbiamo detto che un albero è anche gerarchico, ed effettivamente un altro tipico esempio che si dà è quello di parlare degli alberi genealogici e si usa un po' anche la terminologia degli alberi genealogici, quindi per i nodi possiamo avere il nodo padre, che sarebbe praticamente il genitore rispetto quindi a chi ha generato quel determinato nodo. Poi ci sono i nodi figli e i nodi fratelli, che sono quelli invece che si trovano tutti sullo stesso livello. E poi più in generale uno può definire discendenti e antenati, quindi descendant e ancestors, quindi il tipico caso della famiglia reale britannica. Ci mancano un po' di personaggi chiaramente qua, però comunque questo è esempio di un albero, in particolare di un albero genealogico. Allora, nella terminologia parliamo di visita e di attraversamento. Che cosa intendiamo con visita? Con visita intendiamo diciamo un'operazione, una funzione che viene eseguita su un determinato nodo. Quindi stiamo visitando quel nodo e stiamo eseguendo una determinata funzione, che può essere dalla cosa più semplice nel caso in cui il nodo contenga per esempio un numero o una parola, quindi può essere una semplice stampa, fino a operazioni eventualmente anche più complesse. E appunto la visita riguarda nodi singoli. Quando parliamo invece di un attraversamento, quello a cui stiamo facendo riferimento è un percorso che comprende, che diciamo, si muove su più nodi e l'idea è quella di avere una funzione che appunto viene eseguita considerando il contenuto di ciascuno dei nodi che vengono attraversati. Di nuovo appunto l'attraversamento dei nodi avviene secondo un determinato ordine, la lettura dell'albero è generalmente sempre dal nodo root diciamo quindi dalla radice verso le foglie. Cosa sono i livelli? Beh, sicuramente appunto l'avete visto già nello stesso codificare le funzioni ricorsive, che effettivamente sono legate all'idea degli alberi. I livelli corrispondono a diciamo, le varie generazioni dei nodi.
il livello 0 corrisponde alla root, quindi alla radice, poi man mano scendendo c'è il primo, diciamo, gruppo di figli del nodo root che corrisponde al livello 1, poi abbiamo il livello successivo con i successivi figli e così via dicendo. In relazione ai livelli abbiamo naturalmente anche l'altezza degli alberi. E l'altezza degli alberi corrisponde, diciamo, al numero totale, dato un albero, il numero totale di livelli con cui abbiamo a che fare, e quindi in pratica il numero di step sostanzialmente per andare dalla root alla foglia più lontana. Certo, ovviamente appunto qui è semplicemente specificato che l'altezza dell'albero corrisponde alla posizione, quindi all'altezza della root, e nel caso in cui abbiamo un albero con un solo livello, naturalmente la sua altezza è 0. Ok, dunque facciamo un po' di esempi pratici. Questo è un semplice albero. Quanti nodi ha? Facciamo il test. Lo devo dire io? Contiamo? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo 9 nodi. Qual è l'altezza? Contiamo di nuovo. 1, 2, 3, 4. Quindi sono il numero di step che ci servono per andare dalla root fino alla foglia più lontana. Beh, banalmente il root node è A. Quali sono le foglie? Abbiamo detto che sono sicuramente, diciamo, le ultime più lontane, ma in generale le foglie sono tutti quei nodi che mancano di ulteriori figli, ok? E quindi in pratica le foglie in questo caso sono C, D, F, H e D. Livelli? Beh, di nuovo, livello 0, livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. I nodi interni sono tutti quelli che non sono foglie, e quindi G, B, allora A, B, E e G. Ok, i nodi interni, e poi vabbè, domande specifiche riguardo a per esempio chi è l'ancestor di H, e quindi uno si va a guardare il nodo H, i suoi predecessori sono tutti quelli che ci portano fino alla root, e quindi G, E, B, A, discendenti di B, E, G, H, fratelli di E, D ed F. Molto semplice, sempre per avere a che fare un po' con la terminologia. Allora, come dicevamo, il caso più semplice con cui possiamo avere a che fare è quello in cui un albero contiene dei numeri semplici, quindi ogni nodo in pratica contiene per esempio un numero, e potrebbe essere semplicemente rappresentato come una lista. Che cosa possiamo introdurre in questi elementi della lista? Beh, sicuramente il contenuto numerico di ogni nodo, ma non solo, possiamo pensare di mettere il contenuto numerico del nodo, ma anche di indicare quali sono i fratelli del nodo stesso, oppure possiamo, diciamo, indicare un puntatore alla posizione precedente, quindi all'ancestor o comunque al genitore di ogni nodo. E così via. Beh, questo è semplicemente un modo un po' antico di come venivano rappresentati, di come venivano utilizzati in realtà gli alberi nei sistemi computazionali degli anni 70, quindi diciamo che un modo di fare i calcoli era anche quello di sfruttare questi alberi, dove i vari elementi dell'albero in pratica venivano rappresentati come gruppi, quindi sotto trees, quindi sub trees.
dell'albero stesso, e quindi per esempio si indicava il, diciamo, tra virgolette, la root locale, il genitore locale e poi i corrispondenti fratelli. Beh, non entriamo nel codice perché comunque non è, cioè, sono cose molto molto semplici. Tra l'altro, appunto, potreste esservi trovati a utilizzarli già negli esercizi, magari non li vedrete direttamente, anche perché comunque l'idea di questi alberi è capire la loro logica per poi utilizzarli in quelle che sono, cioè, per poi capire a sua volta quella che è la struttura di base di una queue. Quindi comunque la loro struttura è molto, molto semplice. Qual è diciamo appunto, vabbè, le visite, gli attraversamenti, insomma, sempre parte della terminologia. Non mi chiedete perché questa cosa sta lampeggiando, non vorrei farla lampeggiare, ma evidentemente, ok, cerchiamo di... Ricominciamo così. Vista. Vai da schermo intero, forse... Ok. No, continua a lampeggiare, vabbè. Ok, va bene, questa la terminologia di base, già l'abbiamo detta, ma come dicevamo, l'interesse nei confronti degli alberi è proprio per la loro natura e riguardo a quello che noi effettivamente ci possiamo fare. Abbiamo detto che, diciamo, ho già accennato al fatto che la logica dell'albero in qualche modo era già descritta dall'idea della ricorsione. Se vedete infatti qui la struttura che stiamo osservando è un caso molto semplice, molto semplificato dell'idea di ricorsione quando noi vogliamo andare a visitare i vari nodi, di un albero. Esatto, infatti questo è di nuovo l'esempio dove per vedere quello che succede per attraversare tutti i vari nodi dell'albero, alla fine appunto ci troviamo una struttura analoga a quella della ricorsione, dove per esempio visitiamo un nodo e facciamo qualcosa, di nuovo la cosa più banale potrebbe essere una stampa, e poi ricorsivamente scendiamo nei nodi figli e andiamo a osservare il contenuto dei vari nodi figli. Naturalmente diciamo che non necessariamente uno deve procedere in questo modo, potremmo anche avere una condizione diversa dove invece di leggere il nodo e fare qualcosa e poi procedere alla lettura dei figli, uno semplicemente potrebbe arrivare fino in fondo, perché questo è quello che serve nel programma, e fare qualcosa, diciamo, su un determinato nodo dopo che abbia osservato tutti quanti i corrispondenti figli. Sì, vabbè, la logica è sempre la stessa, questo era semplicemente un esempio dove l'idea era di stampare il contenuto dei vari figli e queste varie ulteriori righe servivano soltanto per dare una forma un po' più leggibile, quindi si partiva con una parentesi tonda all'inizio, una parentesi tonda alla fine, ma comunque il contenuto è sempre lo stesso. Ok. Beh, allora la struttura dei nodi cioè la struttura degli alberi è quella molto semplice, struttura gerarchica, abbiamo detto aciclica e abbiamo detto con tutti quanti i nodi connessi. Un particolare tipo di albero è quello binario. E perché è particolare? Perché effettivamente di nuovo è esattamente quello che ci servirà poi per capire l'heap, per capire le code. Ovviamente, di nuovo, ma abbastanza trivial, un albero binario è un albero dove ciascun nodo ha al massimo due figli e di solito i figli vengono identificati come il figlio di sinistra e il figlio di destra. E ovviamente poi se questi non sono foglie e proseguono nella struttura dell'albero stesso, ci sarà un intero subtree di sinistra e un intero subtree di destra. Ok, allora di nuovo qui entriamo nel guardare le strutture di questi alberi binari. È utile domandarci, in particolare appunto per questi, la caratteristica di questi alberi è che possiamo scorrerli in maniera molto semplice e andare a cercare dei valori all'interno di quest'albero in maniera molto semplice. Per capire bene, però, innanzitutto
diamo un paio di altre ulteriori definizioni, cioè quando è che un albero è bilanciato. In generale possiamo dire che ci sono degli alberi tra virgolette belli o brutti a seconda del fatto che l'albero contenga dei tra virgolette buchi, diciamo, degli elementi mancanti. Più è bucato, diciamo, e meno è bello l'albero. Più è completo e più risulterà anche bilanciato. In questo caso, in questo esempio, abbiamo diciamo un po' di buchi perché qui c'è un elemento mancante, qui un ulteriore elemento mancante, qui anche due o comunque potrebbe terminare qua l'albero. Dunque, nella descrizione dell'albero di solito è più preoccupante o comunque più fastidioso quando i buchi sono sulla parte sinistra rispetto a quando sono sulla parte destra, perché la lettura comunque dell'albero è sempre dall'alto verso in basso e comunque da sinistra verso destra, quindi la completezza dell'albero stesso prevede magari che appunto a sinistra tutti quanti i sub-tree siano completi, poi magari non sono completi sulla destra perché magari è proprio un programma che li sta aggiungendo elementi, però appunto di solito l'albero più bello, diciamo, è quello in cui tutti quanti gli elementi sulla sinistra sono completi. Ed è in particolare bilanciato quando, per appunto un albero binario, quando i due sottoalberi di destra e di sinistra differiscono al massimo per un nodo, cioè in pratica c'è uno dei nodi che può essere mancante. Dunque, poiché sono alberi binari e supponiamo appunto anche alberi completi e bilanciati, possiamo ricavare il numero dei nodi dall'altezza dell'albero stesso, cioè c'è una relazione fra il numero dei nodi e l'altezza dell'albero. Poiché appunto sono binari, l'altezza dell'albero stesso sarà uguale al logaritmo in base 2 dei nodi, giusto? Cioè il logaritmo di n ci dà l'altezza dell'albero. E viceversa, se un albero è perfettamente bilanciato, o comunque appunto sappiamo che il bilanciamento c'è uno scarto soltanto di un nodo, e conosciamo l'altezza, il numero dei nodi sarà 2 elevato alla h meno 1. Questa definizione del bilanciamento, della completezza, eccetera, cambia a seconda di quale libro leggete, ma più o meno comunque il concetto è quello. Ed è utile sapere questa relazione proprio perché è una caratteristica, è quello che rende l'albero efficiente, proprio questa caratteristica di ragionare su ordini di numeri legati al logaritmo in base 2 di n. Per cui se pensate, quando cercate un valore all'interno di un array, sarete sempre costretti a leggere l'intero array per cercare un determinato valore, o cercare il massimo, per esempio. Quando invece avete a che fare con un albero, in particolare con un albero binario, potete fare scelte binarie e quindi avere un problema di ricerca che sarà basato su un ordine logaritmo in base 2 di n, perché appunto dato un numero lo confrontate per esempio con la root e poi sapete subito se andare a destra o a sinistra e procedere. Quindi è sicuramente una ricerca più efficiente. Ok, sì, questo è semplicemente un'indicazione di quello che dicevo prima, cioè di un albero completo, e quindi diciamo che l'albero è completo appunto quando mancano eventualmente dei nodi il più a destra possibile, se mancano appunto, mentre deve essere completo sulla sinistra, sempre per il fatto di come si procede alla lettura dell'albero stesso. E appunto, dicevamo, è utile per eseguire le ricerche e possiamo sfruttare la struttura dell'albero per definire un array, in particolare un albero binario, perché possiamo sfruttare una serie di regole. Allora, facciamo questo esempio qui, dove abbiamo appunto sia lettere, ma poi possiamo indicare i nodi con dei numeri, ok? Allora, partiamo dalla root e ci spostiamo semplicemente con un indice, quindi andiamo a 2 o a 3, a sinistra o a destra. E quello che succederà è che a sinistra
io in pratica ogni step che faccio, quello che sto facendo è che sto moltiplicando per 2 il mio numero, quindi abbiamo 1, 2, 4, 8, eccetera. Dall'altra parte sto praticamente moltiplicando per 2 e aggiungendo un 1, quindi ogni volta è 1 per 2 che fa 2, più 1 che fa 3, 3 per 2 che fa 6, più 1 che fa 7 e così via. Quindi un po' di regole base. Stessa cosa se vogliamo percorrere al contrario, e cioè se vogliamo tornare indietro mi basta dividere per 2 e prendere la parte intera della mia divisione. Quindi in questo caso 3 diviso 2, 1, eccetera. Quindi ci dà tutta una serie di tecniche efficienti per leggere l'albero. Cioè, le caratteristiche dell'albero sono proprio questa capacità di mantenere un ordine o una logica che ci permette di percorrerlo in maniera rapida. Appunto, dicevamo, ci sono gli alberi belli e ci sono gli alberi brutti, è normale che un caso completamente degenere è quello in cui abbiamo qualcosa che alla fine sarebbe un albero, ma in realtà assomiglia più a una lista che a un vero albero con tutti quanti i suoi sottonodi. E quindi appunto un caso di un albero degenere. Riguardo all'attraversamento degli alberi binari, sempre per tener conto di qual è la logica di come uno li percorre, in realtà sono state definite proprio delle procedure riguardo a questo attraversamento che prendono il nome di pre-order, in-order e post-order. Cioè, allora, dipendono da come si leggono le varie parti. Quindi nel caso del pre-order, quello che si fa è che si legge prima il nodo, poi si legge tutta il subtree di sinistra e poi si legge il subtree di destra. In order, invece, abbiamo prima il subtree di sinistra, poi si passa alla root e poi si va al subtree di destra. Post order si fa sinistra, destra, root. Quindi, di nuovo, appunto, sono semplicemente le logiche su come procedere alla lettura delle varie parti di un albero, di un tree. E sono... Allora, vediamo un esempio, perché poi vedremo qual è la logica e l'utilità di questa cosa e di come sono state utilizzate, sempre un po', diciamo, informazioni storiche ma anche pratiche. Allora, nel caso del pre-order abbiamo detto che l'albero si legge con la root, poi il sottoalbero di sinistra e poi il sottoalbero di destra. Quindi nel caso del pre-order abbiamo 17, poi 41, poi 29, quindi tutto a sinistra. Poi si completa il sottoalbero di sinistra il 6, si passa poi a destra 9, 81 e 40. Questo è il pre-order. In order abbiamo detto che si legge prima il subtree di sinistra e quindi abbiamo 29, poi si sale alla root, quindi 41 e 6, dopodiché si sale ancora di livello e si va a 17 e poi si legge di nuovo il subtree di destra partendo dal fondo, quindi 81, 9, 40. Post order invece leggiamo tenendo conto del prima il subtree di sinistra, poi il subtree di destra e poi il root si legge per ultimo. E quindi in questo caso abbiamo 29, 6, 41 perché completa il subtree di sinistra, 81, 81, 49 e poi si sale alla root. Non è proprio banalissimo, ci vuole di un po' di ginnastica mentale qui. Il trucchetto che di solito si fa è di percorrere il tree con una linea spezzata che fa tutto quanto il giro intorno all'albero. Ups. Sì. E quindi ci indica la lettura del percorso, che comunque la logica è sempre la stessa: root, sinistra, destra. Allora, l'idea è che se io voglio leggere i numeri seguendo il pre-order, in pratica mi vado a vedere dove questa spezzata presenta dei segmenti verticali a sinistra. Quindi questo pezzetto qui, che è 17, poi c'è il 41, poi c'è il 29 e poi risalendo c'è il 6, e di qua, sempre seguendo il percorso, 9, 81, 40. Se vogliamo vedere invece l'in order è interessante, perché quello che dovremmo andare a considerare sono invece le parti della spezzata in orizzontale, quindi qui, considerando che ovviamente la spezzata deve essere stata disegnata bene, quindi 29, 41, 6 e poi 17 e poi si scende a 81, 9, 40 e così via. Se invece volete vedere il post order dovete prendere i segmentini che si trovano sulla destra di ogni nodo.
un trucchetto, insomma è una tecnica base che può essere utile quando volete percorrere l'albero in maniera diversa e vi conviene disegnarlo così che uno lo vede subito. Questo ve lo lascio come esercizio, vi divertite poi a eventualmente disegnare il percorso intorno all'albero. Perché è utile questa cosa o storicamente da dove viene? Mi fa piacere che questa cosa fa ridere, sono contenta. Allora, dunque, perché questa cosa, stiamo dicendo questo percorso, e, a parte essere chiamata pre-order, in order e post-order, in realtà poi è legata a una specie di notazione che è stata annotata da questo matematico polacco nel 1924, il quale notò appunto che questo modo di leggere i grafici poteva essere utile per riassumere un po' la matematica e rendere più semplici dei calcoli, in particolare per eliminare quelle che sono le parentesi nei calcoli e questo è molto utile all'interno dei calcolatori, in quella che si definisce la stack in un calcolatore, anche nelle stesse calcolatrici, per quanto quelle più moderne magari hanno delle logiche un po' più aggiornate. Comunque l'idea qual è? L'idea è che seguendo in realtà il post order, nella descrizione di un'equazione si possono rimuovere le parentesi. Per esempio, vediamo qui. Allora, abbiamo 3 che moltiplica 2 più 7. Allora, l'idea qual è? Che si mettono gli operatori tutti insieme alla fine e poi i numeri togliendo le parentesi. E, diciamo come vedremo poi qua, in pratica uno disegna il grafo con il contenuto delle varie operazioni e poi lo può riportare in questa logica. Allora partiamo dalla moltiplicazione, ogni volta che abbiamo una moltiplicazione o comunque un operatore ci aspettiamo due numeri, quello che leggiamo dopo però non è un numero ma è di nuovo un operatore e quindi di nuovo ci aspettiamo di andare a leggere altri due numeri per eseguire l'operazione. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che qui abbiamo un più, il più ci aspettiamo due numeri, prendiamo il 2 e il 7 e li sommiamo e abbiamo un 9. Questo 9 viene eliminato dalla stack, cioè questo 2 e 7 vengono eliminati dalla stack e sostituiti da un 9 e quindi abbiamo di nuovo 3, 9 per e capiamo che l'operazione da fare a questo punto, di nuovo leggendo dal fondo, è per 9, 3 e quindi 3 per 9. In questo modo appunto vengono letti i vari elementi in una stack e dicevo appunto che la logica, magari questo è un calcolatore HP un po' antico, però comunque la logica di base dell'HP per lungo tempo è stato questo, forse è stato aggiornato in qualche modo adesso, ma sembra che questa logica di lettura sia in qualche modo legata anche al modo in cui il nostro cervello elabora le operazioni. E quindi credo che questo sia ancora quello che succede all'interno di una stack di un computer quando si eseguono i calcoli. E questo sì, è semplicemente un circuito integrato che esegue dei calcoli che di solito si affianca alla CPU, ma ormai non penso che viva più di vita propria, è una cosa che è già integrata all'interno della struttura del calcolatore. Ok, quindi questa è la ragione del perché stiamo guardando tutto questo, è perché appunto gli alberi hanno delle proprietà utili che ci permettono di leggere i dati con un ordine particolare che magari ci semplifica la vita. E come ultimo esempio vediamo i binary search tree, quindi quelli che sono noti come BST. Allora, il binary search tree è semplicemente un albero di nuovo binario con delle caratteristiche particolari, dove a partire dalla root tutto quello che è a sinistra della root stessa o comunque dell'ancestor contiene degli elementi con un valore più basso rispetto alla root, mentre tutto quello che è sulla destra contiene valori più alti. E quindi questa è una caratteristica particolare. Ed effettivamente questo era un esempio, cioè corrisponde all'esempio che avevo dato prima, se si ha a che fare con un albero con questo tipo di struttura, la ricerca all'interno dell'albero stesso diventa molto facile perché avremo la necessità di fare soltanto un numero di passi pari al logaritmo in base 2 di n per andare a capire qual è il valore più alto, all'interno del nostro albero o all'interno del nostro set di dati.
Esatto, appunto, perché la caratteristica è proprio il fatto che mantiene un ordine nei dati con cui abbiamo a che fare. È naturale che per poter parlare di un albero binario, ogni volta che, cioè, quando lo costruiamo dobbiamo essere sicuri che lo stiamo costruendo bene, altrimenti qualsiasi operazione poi ci andiamo a applicare sopra non sarà affidabile. Quindi quando appunto ci si chiede è questo un albero binario binary search tree legale? No, perché il valore più basso rispetto alla root deve essere a sinistra, mentre qui è invertito, essendo un numero negativo, questo meno 7 sarebbe dovuto essere a sinistra. Questo è un binary search tree legale, risposta sì, abbiamo un unico valore, quindi c'è un nodo soltanto, però fondamentalmente è un albero un po' degenere, diciamo, ma comunque legale. Anche questo rispetta le caratteristiche necessarie e quindi lo possiamo chiamare binary search tree. Questo no, perché appunto dipende dall'ordine, in questo caso delle lettere. È normale che c'è, a seconda del contenuto dei nodi, l'ordine sarà diverso. O comunque bisogna tener conto dell'ordine giusto. E come dicevo, questo è l'esempio pratico, se vogliamo cercare per esempio il numero 31, sappiamo che 31 quando partiamo dalla root è più grande di 18, quindi lo andremo a cercare a destra, dopodiché 31 è più basso di 35, quindi lo cerchiamo a sinistra, è più alto di 22, lo cerchiamo a destra, l'abbiamo già trovato, rispetto a invece andare su un array dove dobbiamo leggere tutti quanti gli elementi. Appunto, il vantaggio, come dicevo prima, è il fatto che il numero degli step è il logaritmo di n, o comunque un O grande del logaritmo di n, e quindi siamo molto più efficienti in queste ricerche rispetto a una struttura piatta, non gerarchica, e con diciamo, mancante delle caratteristiche del binary search tree che abbiamo definito. Ok, per concludere questa tabellina, probabilmente avete già visto mille volte, ma in questo caso ci ho aggiunto il binary search tree, dove diciamo, a parte l'array e la lista che sappiamo avere queste diciamo, complessità computazionali che dipendono dal numero totale degli elementi contenuti, probabilmente avete visto anche l'hash set, che è particolarmente efficiente per quanto si tratta di aggiungere o rimuovere elementi e anche per valutare il contents, quindi per confrontare, cercare l'esistenza di un determinato dato, in quanto è una costante, abbiamo un ordine, un O grande di 1, però l'hash o comunque l'hash set, a parte il fatto che i set possono contenere soltanto elementi diversi tra di loro, quindi non possono contenere ripetizioni, quindi hanno delle altre caratteristiche particolari, ma a parte questo non beneficiano del vantaggio di questa ricerca rapida all'interno degli elementi che invece ha il binary search tree, che è appunto questo O grande logaritmo di n, e che quindi in alcuni casi particolari, a seconda del programma con cui abbiamo a che fare, potrebbe essere vantaggioso fare la scelta del binary search tree proprio perché siamo, appunto, perché è quello che ci serve. Magari perdiamo un po' in efficienza per quanto riguarda l'aggiunta, la rimozione o il confronto, però la ricerca globale è avvantaggiata, quindi a seconda del particolare, della particolare applicazione possiamo fare le scelte del caso. Tutto ciò per, diciamo, in qualche modo introdurre questo diciamo, preambolo sugli alberi, per introdurre quello che è effettivamente la cosa più utile in pratica e che vi servirà poi per gli esercizi nella simulazione ad eventi e che sono le queue. Allora, le queue sono qui. In verità, schermo intero. Ok. Allora, le priority queue, quindi ci facciamo un po' di racconto su che cosa sono le code, ma immagino che una coda l'avete vista tutti, e la tipica descrizione di una coda è quella che si basa sulla logica del first in, first out, quindi quello che si chiama FIFO, ok? Quindi quando fate la coda alla cassa del supermercato, chi arriva prima viene servito per primo e quindi può uscire, diciamo, per primo. Quindi di fatto la logica di una coda FIFO è che esce prima chi è stato più a lungo dentro la coda stessa. Nel
Non è ovviamente l'unica logica con cui uno può percorrere o comunque può organizzare una coda, una queue. L'altra logica è quella del last in, first out, quindi il LIFO, che sembra, diciamo, una cosa illogica. Comunque quando uno fa una coda al supermercato sicuramente non applica il LIFO, però se ci pensate è esattamente la logica che funziona quando fate una pila, quindi diciamo mettete elementi uno sopra l'altro e poi l'ultimo, cioè il primo elemento che può uscire è l'ultimo che è stato messo, quindi non il primo. Avete parlato sicuramente a lezione con il professore di che cos'è la visita dei nodi in un grafo, fatta per ampiezza o fatta per profondità. Allora, quando facciamo le visite per ampiezza, fondamentalmente noi stiamo facendo un esempio di FIFO, perché diciamo, guardiamo il primo nodo, il primo figlio, e immediatamente passiamo a quello successivo e quindi leggiamo sullo stesso livello. Quando invece andiamo fino in fondo, come nel caso della ricorsione, quindi leggiamo dato un nodo tutti quanti i figli successivi e poi ritorniamo all'inizio, è invece il tipico esempio di una coda LIFO. E come si implementa tutto questo? Ovviamente può essere una semplice lista, però con delle caratteristiche particolari. Va detto che per la descrizione che vi ho dato fino adesso, una coda ha un ordine legato soltanto alla tempistica di entrata, quindi diciamo a una relazione temporale, però ci potrebbero essere molte altre condizioni che regolano una coda. Pensate per esempio a quello che succede quando abbiamo a che fare con un pronto soccorso. Allora, nel pronto soccorso la priorità che si dà ai pazienti ovviamente non dipende dall'ordine con cui sono entrati, anzi dipende dalla gravità del caso. Quindi negli ospedali è scritto ovunque che ci sono i vari colori di codice, dal bianco al rosso, e non si diciamo aiuta prima chi è arrivato prima, ma ovviamente è il caso più grave. Quindi dobbiamo avere a che fare, cioè dobbiamo pensare a queste code tenendo conto di questa necessità di definire una priorità che può essere sia temporale che in qualche modo più complessa o definita da regole più complicate. Di nuovo, in che cosa consiste, cioè come possiamo in fin dei conti definire o descrivere quantitativamente a livello di codice una queue? Sicuramente la possiamo codificare come una lista. Di nuovo però la lista non è una scelta molto saggia, perché se noi dobbiamo cercare all'interno di questa lista ci troveremo a fare operazioni che sono complesse, con una complessità O grande di N, dove N sono il numero degli elementi all'interno della lista stessa. Tra l'altro è normale che quando pensiamo a una lista non pensiamo a un array list, perché con un array list, tra virgolette, ci diamo la zappa sui piedi. Nel momento in cui togliamo un elemento, dobbiamo diciamo riscalare poi tutti quanti gli elementi all'interno della lista per capire, diciamo, per tener conto del fatto che uno degli elementi è stato tolto. È più ragionevole ovviamente pensare a una linked list, dove quando si toglie il primo elemento in cima, diciamo, alla lista stessa, possiamo poi spostare il puntatore per dire dove la lista sta cominciando, e quindi non ci perdiamo in modifiche complicate. E quindi diciamo che di per sé la lista sì, ok, però non è una scelta ottimizzata. Una lista ordinata, sì, volendo potrebbe essere interessante utilizzare una lista ordinata, solo che alla fine una lista ordinata fa di più di quello di cui abbiamo realmente bisogno, perché stiamo riordinando tutti quanti gli elementi di una lista quando noi magari, quando andiamo a cercare il nostro elemento, ci serve soltanto il primo, quindi il prioritario, il top one, diciamo la root. Non necessariamente, non dobbiamo sapere qual è il secondo più urgente, il terzo più urgente, il quarto più urgente, fondamentalmente non ci interessa, ci interessa soltanto il primo. E quindi, ok, potrebbe di nuovo essere utile, diciamo nella logica della sorted list, quando arriva un nuovo elemento. Allora, togliere l'elemento è semplice perché comunque, per esempio, vogliamo prendere quella a maggiore priorità, sappiamo che è sortata, quindi sicuramente prendiamo il top one.
Ma poi se dobbiamo rimuovere, cioè diciamo quando andiamo a rimuovere, ok, ma quando andiamo ad aggiungere ci troviamo di nuovo con la necessità di capire, ok, non lo metto in fondo, ma lo devo mettere nel posto giusto all'interno della mia lista, e quindi di nuovo ci troviamo a fare un'operazione che è computazionalmente pesante, perché appunto di nuovo uno grande di n è il numero degli elementi. Un binary search tree è già più logico, è appunto in quello che abbiamo visto precedentemente, perché l'operazione di rimozione del top one, quindi dell'elemento prioritario, l'aggiunta e appunto la rimozione e l'aggiunta in realtà sono computazionalmente più leggeri. Però è ovvio che anche un albero può diventare sbilanciato e quindi può non essere completo, può avere una serie di problemi, e quindi ci possono essere delle scelte migliori. La scelta in particolare appunto a cui facciamo riferimento è questa della priority queue. Allora, se andiamo a vedere di nuovo l'albero delle interfacce per collection, quindi diciamo nel caso specifico di Java, ci rendiamo conto che c'è un'interfaccia particolare che si chiama queue. E come vedete qui, la queue effettivamente può essere implementata da una linked list, sicuramente non da un array list, ma da una linked list sì. Quindi diciamo è una buona scelta alla fine, però c'è proprio una struttura particolare che si chiama priority queue e che è quella più utile ad hoc per lo scopo che poi vi servirà, appunto, che vedrete poi nelle applicazioni particolari e anche negli esercizi. Allora, che caratteristiche ha questa priority queue? Beh, diciamo che ha fondamentalmente logicamente tre funzioni. Una funzione che serve ad aggiungere elementi, una funzione che serve a rimuoverla, elementi, e una funzione che serve a esaminare, quindi in pratica a guardare qual è l'elemento prioritario senza necessariamente rimuoverlo dalla queue stessa. Però ciascuno di queste funzioni è implementata in due modi diversi e qui sono indicate in rosso e in verde, quindi abbiamo add, offer, remove, poll, element e pick. Allora, qual è la differenza tra queste funzioni? La differenza sta nel fatto di come reagiscono quando c'è un errore. Allora, nel caso degli elementi in rosso, se non sbaglio, quello che succede è che viene salvata una trace, quindi un error stack trace, quando effettivamente c'è un errore. Perché in pratica quali sono gli errori che si possono analizzare? Uno potrebbe voler aggiungere un elemento all'interno di una coda che è stata definita con una dimensione fissa, e quindi in pratica la coda può essere piena, ok? E quindi in questo caso viene lanciato un errore che deve essere poi gestito a parte nel codice, e questo succede sia nel caso per esempio di add. Nel caso di remove, ma anche nel caso di examine, quello che può succedere è che la coda attualmente è vuota e ci troviamo a invece voler rimuovere un elemento, di nuovo c'è un errore da gestire. Le funzioni invece in verde hanno la caratteristica che non danno indietro un errore, quello che succede è che semplicemente rispondono con un null. Quindi la scelta della funzione semplicemente dipende dal tipo di codice o da come state scrivendo il codice e di come volete gestire i corrispondenti errori che si possono produrre. In realtà il tipo di code non è unico, ce ne sono diverse. Come appunto qui nella lista abbiamo sia il linked list, cioè qui in questa lista delle implementazioni c'è sia la linked list che la priority queue, fondamentalmente sono quelle che utilizzeremo principalmente. Tutte le altre hanno delle caratteristiche particolari, ve le nomino giusto per conoscenza, magari non le utilizzerete direttamente, ma comunque è utile saperlo. Tutte quelle che sono le blocking queue, ma anche le delay queue, sono code che vengono utilizzate nel caso in cui diciamo si abbiano più threads, quindi in pratica si stanno eseguendo più azioni contemporaneamente, come nel caso di in quei path in cui c'è un thread, per esempio, che produce qualcosa e un altro che lo deve leggere. Quindi, non lo so, magari un
C'è una parte del programma che sta scaricando pagine web e un'altra parte del programma che deve leggere, per esempio sta scaricando immagini, l'altra parte del programma deve individuare dei tag o comunque individuare gli elementi all'interno delle immagini e salvarsi questi nomi di quello che nell'immagine è contenuto. Può succedere che la coda della produzione, quindi di questa lettura per esempio da web, sia piena a un certo punto e che quindi e che il lettore sia rimasto indietro, quindi non sta eseguendo la sua azione per tempo e quindi non ha senso richiedere alla parte del programma di continuare a procedere a scaricare altre pagine web o altre immagini perché comunque la coda è piena. Quindi diciamo che tutti questi tipi di queue servono a tener conto del caso in cui si abbiano più threads e questi threads devono in qualche modo parlarsi tra di loro e devono gestirsi nei vari eventi. C'è un altro tipo di. Sì, anche la concurrent link queue in realtà. La concurrent link queue considera anche più di due threads, quindi il caso in cui è più complesso, quindi sono calcoli o eventi o sistemi più complessi. Mentre queste altre code che appunto vengono indicate come DEC. Quindi diciamo, nominano con la stessa parola che si usa per indicare mazzo, come nel caso del mazzo di carte in inglese, ma fondamentalmente sono DEQ e sono the double-ended queue, cioè sono delle code che hanno un doppio accesso, quindi possono essere, diciamo, si possono aggiungere e togliere elementi alle entrambe le estremità della coda e questo può essere utile, quindi probabilmente capiterà magari in alcuni esercizi che invece di mettere due queues che vanno una in un verso e una nell'altro, si possa utilizzare una DEC che quindi ha al doppio accesso. È appunto la concurrent link queue e questa unbounded thread safe queue, quindi appunto quando ci sono più threads. La priority queue, queste sono di nuovo le caratteristiche riguardo ai runtime delle varie funzioni associate alle code, a queste priority queues, e di nuovo vediamo che abbiamo questa logica di base di poter aggiungere e rimuovere elementi con questa complessità a logaritmo di n, mentre tutte le altre operazioni sono fondamentalmente istantanee, quindi l'ordine è uno grande di uno, quindi è una costante. Per l'aggiunta e la rimozione sicuramente non abbiamo n, che sarebbe molto più grande, ed è comunque efficiente, quindi grazie al fatto che c'è questa organizzazione. Ma di fatto qual è, cioè perché abbiamo questo log n? Qual è la struttura che sta dietro la priority queue? E di nuovo appunto è un albero binario. Un albero binario che in questo caso è una struttura, cioè ha delle regole particolari, quello che si chiama heap, e che è un albero binario parzialmente ordinato. La caratteristica dell'heap è che diciamo, il nodo, la root, è generalmente, cioè è per definizione il valore più basso all'interno dell'albero e quello che accade è che inoltre ogni nodo, diciamo, genitore in ciascuno dei sottotree ha sempre il valore più basso rispetto ai figli. Quindi abbiamo per esempio 10, qui 20, 80, poi 20, figli di 20 sono più grandi, quindi di nuovo 40, 60 e così via. Quindi questa è la, diciamo, caratteristica dell'heap. E l'idea è che quando noi percorriamo una queue, quello che succede è che siccome stiamo sfruttando questa architettura di base e possiamo ovviamente decidere qual è la regola di priorità che noi definiamo per la queue stessa, in questo caso appunto la regola di priorità è o max o min, qui in questo caso è min, quindi che il top deve essere la root e comunque tutti quanti i nodi diciamo genitori sono sempre più bassi dei figli e quindi quando se percorriamo, cioè se la queue, se lo scopo della nostra applicazione della queue è quello di cercare un minimo, sarà molto semplicemente prendere il top element di questo albero. È naturale che top element, o comunque diciamo qual è la priority queue, vuol dire che c'è una priorità. Ora qui stiamo parlando di numeri, ma è normale che possiamo avere anche altri tipi di oggetti o elementi, quindi potremmo per esempio avere delle stringhe. Ok? Le stringhe di solito sono ordinate per loro natura in base all'ordine alfabetico, ma potremmo decidere di mettere un'altra regola.
impostare un'altra regola per la logica del nostro programma. Quindi un'altra regola potrebbe essere, per esempio, ordina gli elementi della queue in base alla lunghezza, nel caso delle stringhe, o in base a qualche altra scelta che noi definiamo. Allora, la priority queue, come vedete, è molto semplicemente definita, diciamo con la logica standard in Java, e in questo caso appunto una queue di stringhe, per esempio, ok? La definizione della regola con cui noi vogliamo applicare la queue può essere basata sullo standard, e quindi in pratica sfruttare il compare to tipico dell'oggetto che stiamo salvando all'interno della lista, oppure possiamo decidere di sovrascrivere la regola stessa, e quindi invece di sfruttare il compare to, quindi nel caso per esempio delle stringhe, di sfruttare l'ordine alfabetico, possiamo riscrivere la regola e imporre un'altra condizione. Quindi per esempio qui stiamo appunto aggiornando il comparator, e questo viene fatto in corrispondenza del costruttore della priority queue. Ok, quindi dovrete aggiornare questo elemento. Vabbè, ma sicuramente, cioè, questa logica è abbastanza semplice, penso che l'avete vista anche per i set o comunque per qualche altro tipo di struttura di dati, e comunque è sempre importante tenerla a mente. La logica delle code, beh, qui è soltanto per dare un ulteriore hint sul perché le stiamo osservando, è effettivamente quella che è alla base anche dell'algoritmo ricerca dei cammini minimi in un grafo, ed è appunto la logica che ci permette di avere una scelta efficiente nel percorrere, nel scegliere qual è l'ordine, diciamo, da assegnare negli archi da percorrere all'interno di un grafo, ed è quella che effettivamente ci fa scendere a una bassa efficienza. Quindi invece di avere V quadro, dove V sono i vertici del nostro grafo per i cammini minimi, abbiamo il logaritmo di V. E quindi è importante sapere che cosa c'è dietro, e con questo appunto avete visto anche quali sono diciamo la logica dietro questo algoritmo. Ok. Fondamentalmente io ho concluso questa carrellata di elementi che poi vi serviranno nelle lezioni prossime, e poi in particolare appunto questo per la simulazione ad eventi, che vedrete sia a lezione che negli esercizi. Perciò io diciamo che concludo qui.